si è inventato il mondo da un giorno all'altro, iniziative forti che sono tutte, nessuna esclusa, compreso non esclusi i pagamenti ritardati. Noi dovremo però tentare prima, non per fare un sindacato unico, che non sono disponibile a farlo, io ero disponibile a fare una sigla, una federazione unitaria, ma mi rendo conto che non è possibile, perché quando altre organizzazioni sindacali, mentre tu stai parlando di un rivenditore che ha delle difficoltà, il segretario provinciale lo accompagna dal distributore locale per tentare di risolvere il problema, ed è pure un legale questo segretario provinciale, e mentre lui fa queste cose qualche altra sigla telefona e dire se vieni con me ti metto a disposizione io strutture, allora è difficile trovare accordi in questo mondo qua. Quindi noi la scelta che abbiamo fatto è, noi buttiamo sul tavolo una proposta innovativa. Io ho detto per sparigliare l'altra volta che ci siamo sentiti. Sì, l'ho ribadito. Un po' il mortorio che c'è in giro, perché noi abbiamo bisogno di dare risposte ai rivenditori. Per noi questa è una risposta forte. Chiunque è disponibile, noi siamo pronti a modificarla, ad aggiustarla, ad approfondirla. Per carità, ci mancherebbe altro, noi che abbiamo la verità. Però questa è la direzione che noi intendiamo prendere. Chiunque vuole stare dentro questa discussione per approfondirla, modificarla, aggiustarla, aggiustare il tiro, noi siamo disponibilissimi. Dopodiché andremo avanti con chiunque ci sta. Il giochino che molti hanno fatto per tutta la vita, ah no, perché se non lo fa lui io non lo faccio, che è anche una delle scuse che qualche rivenditore ha utilizzato per non fare sciopero, se non lo fa il mio vicino non lo faccio nemmeno io. Questo giochino è ora di darci un taglio. E allora il sindacato deve dare un taglio alla scusa, ma io sono stato costretto perché quell'altro ha firmato. Noi abbiamo lì sul tavolo una proposta, è una proposta forte. Se i rivenditori ci diranno, come ci stanno dicendo già da ieri, perché quelli del nostro direttivo sono tutti rivenditori, non è che siano dei marziani arrivati lì. Se l'idea e l'accettazione tra le edicole e quella che abbiamo ieri avuto nel comitato direttivo, vuol dire che questa è una strada buona, e se è una strada buona dobbiamo difendere quei denti e portare avanti a onta di qualsiasi cosa. Quindi quella è la nostra strada, la possiamo modificare, aggiustare, possiamo vedere di fare qualche limatura da una parte o dall'altra. Chiunque è disponibile, noi siamo ben felici che salga su questa macchina. Dopodiché noi utilizzeremo tutte le armi a nostra disposizione con intelligenza, perché non possiamo fare dei flop, perché sarebbero un disastro prima di tutto per i rivenditori. Quindi dovremo fare le cose progressivamente, cercando di fare anche cose diverse da una città all'altra a seconda delle possibilità che abbiamo da una città all'altra, cercando di fare il più possibile delle cose uguali però sul territorio nazionale. Noi abbiamo bisogno di mettere in piedi un'azione forte, perché vogliamo portare a casa un minimo di serenità per i nostri edicolanti. Questa è la nostra intenzione. Allora, mi sembra che ce ne sia abbastanza per discutere. Qui arriva la responsabilità e la funzione diretta della radio, su questo Lello mi sta sollecitando, io sono d'accordo. Adesso studieremo insieme tutte le forme per favorire il confronto tra edicolanti e Sinagi. Vedremo di come dire. Scusa, Fabio, sì. Ti posso correggere? Vai. La radio è una voce che mette in collegamento la rete di vendita, perché Sinagi, noi abbiamo i nostri gruppi Facebook, abbiamo il giornale, la radio, dove anche se i nostri provinciali ti fanno sudare sangue tutti i giorni per farli parlare e ci mettiamo in contatto, abbiamo le assemblee, insomma abbiamo anche altre questioni locali che sono le mail che ogni provinciale ha con il quale dialoga con diversi edicolanti, ogni provincia c'è i gruppi, cioè noi non è che abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a insegnare, non dico te, dico altri perché leggo le cose che si scrivono in giro per Facebook, che ti venga a insegnare come si sta tra la gente. Noi tra la gente ci stiamo. Magari quello che ci sta, forse purtroppo un po' meno perché c'ho troppe cose da fare, sono io e gli altri colleghi della segreteria nazionale, perché sono in giro continuamente e stanno purtroppo trascurando la loro realtà locale. Cosa che speriamo di riprendere velocemente a mano, perché sennò non va bene. Però detto questo, noi parliamo
a tutti e per noi. Noi non abbiamo nessuna possibilità di dire a tutti di fare un'assemblea comune, non lo facciamo, non ci sono le condizioni. Io chiedo a tutti di fare una valutazione su un progetto. Quello è il progetto. Poi che si chiami Giovanni o Filippo, quello che dici mi va bene, non me ne frega niente. Quello è il progetto. Chi quel progetto lo condivide, lo vuole discutere, approfondire, eccetera, noi siamo disponibili. No, ma questo volevo dire. La radio potrebbe aprire questo fronte verso i non iscritti, gli edicolanti, tutti la moltitudine appunto di chi fa questo mestiere, e creando dei momenti di confronto e di approfondimento. Questo sicuro, su questo ci possiamo impegnare, vediamo quanti risponderanno, ma insomma sarebbe utile e interessante, e che poi va nel senso delle cose che abbiamo detto oggi, cioè una proposta che riguarda davvero tutta la categoria e sulla quale magari sono ben accetti anche degli approfondimenti, delle specificazioni e quant'altro. Certo. Bene, allora mi sembra che sì, do un'occhiata alla lista di argomenti, mi sembra che ci siamo. Io devo dire che questa scelta di Palermo è particolarmente interessante a maggio, quindi visto che come ha detto giustamente Giuseppe, si discuterà anche dei temi legati alla comunicazione e all'informazione, sarà davvero una bella occasione per tra l'altro io il congresso Sinergia ancora non l'ho fatto, quindi è la prima volta. E guarda, se tu stai pensando di invitarti al congresso ti sbagli di nuovo, perché tu sei obbligato a essere lì e trasmettere dal congresso con la cuffietta, certo. Siamo là. Quindi, certo, vedi tu. Vabbè, c'è sempre il bagno a mezzanotte. Sì, anche perché con la struttura dove andremo, una struttura che insomma non è che puoi uscire e trovare chissà che cosa, perché è una struttura in mezzo al nulla, quindi siamo lì e discutiamo, abbiamo studiato, però siccome c'è il mare lì a portata di mano, chi vuole a mezzanotte può anche andare a farsi il bagno, a maggio lì credo sia possibile. Mi spaventa un po' questa cosa dell'aeroporto a cui punterai, a cui tu facevi riferimento, però va bene, insomma adesso vedremo com'è la situazione. Grazie ancora. Prendi Giuseppe. La nave. Come? Prendi la nave. No, averlo proprio vicino, incombente. Allora, grazie ancora Giuseppe di questo lungo intervento, siamo stati ben un'ora e mezza a parlare, adesso nel pomeriggio no, per carità, tu prima facevi riferimento all'Unione Sovietica, forse loro stanno leggermente sotto i loro interventi, scherzo, ma no, volevo avvertire che nel pomeriggio troverete l'intervento di Marchica articolato per vari temi. Io mentre lui parlava ho preso diligentemente nota dei vari argomenti che ha affrontato, in maniera tale che poi non vi dovete risentire tutto l'argomento e potete andare tutto l'intervento e potete andare direttamente a quello che vi interessa. Grazie ancora e a presto Giuseppe. Ciao, buona giornata a tutti.